con Giulio Campani, insomma, presidente del comitato di casa qua a Ski Pass Modena. Siamo arrivati a un punto della stagione, un po' di transito, che però è fondamentale per dare lo slancio alla stagione invernale vera e propria. Certo, infatti direi che Ski Pass è proprio il punto di partenza per dare slancio alla stagione che andremo ad affrontare, ed è un motivo questa fiera qua, diciamo, per caricare appunto tutto l'ambiente e fare in modo che ci sia dell'entusiasmo nei nostri sport invernali in tutte le discipline. E questo ambiente io penso che sia l'ambiente giusto, soprattutto anche per i giovani, per potersi caricare, ritrovarsi non sulle piste ma al di fuori delle piste, ma nello stesso tempo trovare quella carica giusta per affrontare la stagione. Abbiamo assistito alla presentazione di un altro comitato, ma dei giovani, quanto sono importanti, e poi in una cornice del genere dove tutto viene unito in un unico vero grande obiettivo, che poi alla fine è la promozione degli sport invernali. Certo. Guarda, io apprezzo molto il lavoro che sta facendo il comitato Alpi Occidentali, perché veramente in tutte le discipline sta creando dei bravissimi giovani, coinvolgendo tantissimi giovani. Noi lo vogliamo prendere d'esempio come Emilia Romagna, e stiamo anche noi lavorando tantissimo sui giovani, perché, come hai detto, cioè dobbiamo fare in modo che tutto questo movimento crei anche soddisfazione e risultati anche nel mondo turistico delle nostre montagne, nelle stazioni, non solo dello sci alpino ma anche dello sci di fondo. Noi abbiamo visto che organizzandoci anche nello sci di fondo, il comitato e le società, siamo riusciti a dare anche dei buonissimi servizi, delle presenze importanti nelle stazioni dello sci di fondo. Quindi il ruolo del comitato nel coinvolgere il più possibile i giovani penso che sia la cosa più importante da tenere in considerazione nell'attività di un comitato. Gliel'avevo già chiesto, insomma, nell'intervista precedente, ha parlato di obiettivi, ma non dei vostri. Ma io gli obiettivi, mi piace sempre, mi piace vivere la giornata, perché ci siamo resi conto che se lavori bene gli obiettivi, i traguardi ti arrivano senza neanche accorgerne. Però li abbiamo ben presenti quelli che sono gli obiettivi, però non deve essere uno stress, dobbiamo arrivarci col lavoro, dobbiamo arrivarci con il coinvolgimento delle persone, degli atleti, dei ragazzi, di tutto quello che fa parte del nostro mondo. Noi siamo già molto contenti dei risultati che abbiamo ottenuti, perché se pensiamo a qualche anno fa, ai risultati che abbiamo ottenuti adesso, forse non ci avremmo scommesso un euro, e invece i risultati sono arrivati. Quindi col lavoro penso che arrivino le soddisfazioni anche i risultati. Grazie mille.